se devo essere sincero, l'Inter si è un po' sbloccata mentalmente. Rispetto ai primi 10 minuti, sì, sta però cercando di far qualcosa. Crederci un attimino, crederci. Bravo. Secondo me può batterli tranquillamente. Loro non mi sembrano questi gran fenomeni. Andiamo a sentire rapidamente anche cosa succede al Napoli. C'è stata l'ammonizione anche di Timber, il metro di valutazione arbitrale adesso si è pareggiato per un fallo su Kvaratskhelia. Kvaratskhelia protestava perché voleva una doppia ammonizione, c'è stato un doppio fallo prima di Timber, poi di Rensk, ma l'arbitro ha ammonito anche Spalletti per proteste. Quindi la partita si sta davvero non incattivendo, ma è agonisticamente di grande livello, di grande intensità, bellissima da vedere, con occasione da una parte e dall'altra, davvero eccezionale. Siamo al 32esimo, il punteggio è di 1-1, adesso il Napoli in possesso di palla, con l'Ajax che continua a pressare alto. La stessa cosa fa il Napoli dall'altra parte e quindi può succedere di tutto da un momento all'altro. Ma il punteggio è ancora 1-1. Adesso Di Lorenzo va via, in contropiede il Napoli, anche sa, però è costretto a tornare indietro sulla pressione altissima di Peles, che va addirittura a pressare nella metà campo del Napoli, che perde però un pallone ancora però con Anguissa, con l'Ajax che insiste, il Napoli che ci prova. 32 minuti, 1-1. Subito pubblicità, torniamo tra poco. Nella squadra, nella rosa, e sono contento per il mio amico Gianluca che sembra ringiovanito di 6 mesi. Claudio, non stride un po', io non vorrei essere cattivo, ma siccome lo sono poi alla fine lo dico. Allora, siccome il Napoli veniva considerato un medio sorteggio, buono medio, il miglior sorteggio era quello della Juventus, stando a quello che si diceva. Con Paris Saint-Germain e Benfica. Con Paris Saint-Germain Rispetto e Benfica e Maccabi, no? Sull'intimo adesso, lo stai prendendo. No, stavo dicendo, non stride, 9 contro 0. Se secondo te Rangers e Ajax sono peggio... Beh, Reggio, sai, allora, se ragazzi, scusatemi se mi interrompo. C'è un fallo di Tadic, un fallo violentissimo nei confronti di Oliveira, che rimane a terra disperandosi dal dolore. Ho rivisto il fallo, non escluderei un l'arbitro non l'ha visto proprio, non ha fischiato nulla, neanche l'ammonizione. Non escluderei un intervento del VAR perché il piede è a martello sulla gamba d'appoggio di Oliveira. Tadic, il capitano, ancora a terra Oliveira. Io ribadisco, sono curioso. Intanto adesso l'arbitro ammonisce Tadic con grande ritardo, probabilmente lo hanno avvertito, hanno rivisto il fallo e gli hanno chiamato questa ammonizione. La cosa un po' strana, devo dire la verità, perché l'arbitro non fischia. E poi non so se il VAR può dire vicino all'arbitro scusa ammonisci, no. Può dire casomai può dire espellilo, ma non può dire ammoniscilo, in realtà giallo, no? Però lui si è reso conto tardivamente che comunque le condizioni di Rivera non sono rassicuranti, perché è molto sofferente a terra, il pallo c'è ed è clamoroso, però al momento la decisione è ammonizione di Tadic. A meno che l'ammonizione non gliel'abbia comunicata o un guardialine che stava lì o il quarto uomo. Sì. In quel caso si potrebbe. Però potrebbe anche essere che uno che vendeva le bibite ha lanciato un messaggio. Oramai mi aspetto di tutto, voglio dire. Intanto Filippo, mi sembra che sia successo qualcosa anche all'Inter. No, 39esimo, adesso abbiamo provato un'azione offensiva dalla sinistra con Di Marco, il cross in mezzo, Marcos Alonso ha liberato l'area di rigore, Barella ha provato a coordinarsi per un tiro al volo, ma è stato anticipato all'ultimo, il Barcellona è ripartito, Bastoni ha commesso fallo in mezzo al campo. Su Pedri, ora il Barcellona in possesso palla, l'Inter è tornata nella sua zona difensiva, siamo al 40esimo minuto, ancora il Barça in possesso, diciamo che, ripeto quello che dicevo prima, la fonte di gioco della Barcellona è Dembélé, che ogni volta che riceve la palla come adesso sulla destra, ora prova ad andare in verticale a cercare la sovrapposizione di Gavi, il pallone è troppo lungo, sbaglia qua Dembélé, che ha sicuramente la velocità e il tocco mentre corre, tiene la palla al piede, ma poi quando c'è da rifinire per un giocatore del genere con la velocità che ha nell'uno contro uno sicuramente ti dà tanti vantaggi. Ora c'è Di Marco che prova il lancio lungo, c'è Lautaro che non riesce ancora a entrare in partita, e ormai è qualche partita che non riesce a entrare in partita. Aspettiamo. Secondo me, Filippo, se posso permettermi, il discorso di Lautaro sì è vero, però c'è una distanza, e l'avrai notato anche te, tra Lautaro e il primo centrocampista di 25 metri. Perciò ogni volta che Lautaro prende palla è da solo in mezzo 2-3, lo aggrediscono, sì, che è la qualità più importante del Barcellona. Però, che quando perde palla, allora lui va in difficoltà, perché è solo, il compagno più vicino ce l'ha a 20 metri. Però Correa mi sembra
che riesca un pochino più miracolo, a entrare in... è miracolo incredibile di Pasver su Zelinski, una parata miracolo che nega il gol del 3-1 al Napoli. Zelinski sul cross di Lozano a colpo sicuro, con Napoli che la stava chiudendo, la posizione regolare da parte del Ciuchi Lozano, la mette dentro, arriva Zelinski sul dischetto del rigore e Pasver, poi Anghissà sulla ribattuta alto sulla traversa, occasionissima Napoli che poteva andare a chiudere con l'Ajax, si sta sbilanciando clamoroso, sempre 2-1 ma sfiorato il gol. Poteva fare meglio Gianluca Zelinski, alla fine la calciata centrale. Ma anche Anghissà sulla ribattuta, trama. Dima può provare il cross dalla sinistra, poi si vede chiuso, l'Inter riparte però dalla tre quarti offensiva centrale con Ciala verticale per Lautaro, 1-2 con Correa, non riescono però a capirsi i due argentini. Ora il Barcellona prova a ripartire, forse c'è l'arbitro che intercetta il pallone, non si ferma il gioco, attenzione che Dembélé ha spazio per provare le sue accelerazioni, sbaglia tutto Dembélé dopo il primo dribbling positivo. Passa la palla a Çalhanoğlu, vediamo l'Inter prova a ripartire con Di Marco sulla sinistra, Di Marco è da solo, va a cercare Correa, però ragazzo mio, cioè vai a cercare la palla al posto che spostarti. Ancora Barcellona sulla destra con Dembélé orizzontale, va a cercare Pedri, ancora Pedri tre quarti centrale, l'Inter va a chiudersi, poi Marcos Alonso spostato il gioco sulla sinistra, pallone per Rafinha che in qualche modo riesce a eludere il pressing di Skriniar, si torna indietro ancora una volta alla metà campo. Noioso sto Barcellona. Noioso. Ma è così. Ti sta annoiando? Molto, sì. Ma c'ha ragione. C'è la corazzata a Potiocchi. C'ha il 70% di possesso palla, ma non mi sembra che non abbia fatto. Agisce molto per orizzontale e poco per verticale. Senso, se tu fai il 70% di possesso palla, poi alla fine è Dembélé che è uno che punta l'uomo in velocità, esatto, che fa qualcosa. Resto... non il possesso palla, perché è ora comunque di finire. Lì in mezzo c'è un giocatore che non è che non fa gol. Il problema è che l'Inter, forse, come diceva Filippo, in avanti fa fatica a offendere, ma in fase difensiva al momento si sta chiudendo bene, perché Dembélé salta l'uomo, però i due centrali sta allora, facendo bene sulle così, Lewandowski non ha preso una palla, fosse stato Vlahovic partivano le critiche del gioco della squadra. Vabbè, ma cosa c'entra? Ma stiamo discutendo, allora, cioè, il 70% di questo palla è Lewandowski, non gli è arrivato un pallone tutto il primo tempo. Ma cosa c'entra? Si sta parlando del Barcellona, Inter-Barcellona, cosa c'entra Vlahovic? Per farti Claudio, capire che sto 70%, per farti capire che sto 70% del possesso palla, te lo puoi portare anche a 90, ma alla fine sei 0-0. Cosa c'entra Vlahovic? Sto dicendo che l'Inter sta giocando bene in fase difensiva. Ho capito, anche la squadra che affronta la Juve gioca bene in fase difensiva. Ma che me ne frega, non ma sto parlando della Juve. Se non prende un pallone diciamo che è perché non c'è il gioco. Se il grande Barcellona ha Lewandowski che non becca una biglia, il grande possesso palla e il centravanti non ha visto una palla. Adesso che hai fatto questo paragone con la Juve, cosa otteniamo? Cioè il discorso è finito qua. Io stavo dicendo un'altra cosa, che l'Inter sta facendo bene in fase difensiva. Si sta parlando di Inter-Barcellona. Ho capito, ma lui ha chiesto noi. Lui ha detto che il Barcellona era noioso e gli sono andato dietro. Cosa c'è? Secondo me, comunque, Haaland invece di Vlahovic e Lewandowski avrebbe fatto già 3 gol. Sì, vabbè, allora, se volete proprio dirla tutta, state parlando di uno che ha fatto 0 gol nella sua carriera, Lewandowski. Non ha mai segnato. Anche adesso il Barcellona ha mai segnato. Quante palle gli ha dato? Quante palle gli ha dato? No, ma quest'anno è andato a Barcellona, gli hanno dato. Lewandowski stasera perché siamo... sono stati bravi i difensori dell'Inter. Ah, ok, invece quando non le vede Vlahovic è perché la squadra scarsa che non gioca bene. Vabbè. Ma non so, questo lo dici tu. Anche. Allora, non lo so, me l'ha spiegato. Allora anche il Barcellona non è capace di servire il suo centravanti, scusa. Allora, no, col 70% di possesso palla è capace perché l'ho visto quante palle. Çala 1-0, t'ho detto di tirare Çala tira e segna 1-0, Hakan Çalhanoğlu 1-0 per l'Inter, Hakan Çalhanoğlu, dai, vediamo Dima, Çala. Boom! Non ci arriva Ter Stegen. Dai ragazzi, dai! Mica notizia, andiamo allora ad Amsterdam.
da sempre. Amsterdam, fosse il cielo, fosse Amsterdam, Vanessa, sto a Napoli, ma esulto lo stesso perché Zielinski ha segnato il gol del 3-1 al 45esimo, ancora una palla recuperata a centrocampo e via nelle praterie dell'Ajax Arena con Zielinski che ha fatto mezzo campo e in uscita ha superato Parvez, questa volta non ha sbagliato con il sinistro. Napoli 3, Ajax 1, partita ribaltata con una mezz'ora clamorosa del Napoli, Raspadori, poi il 2-1 del Napoli e poi ancora Zielinski. Insomma, ragazzi, davvero incredibile. Napoli 3, Ajax 1. Doppietta, eh? Sarebbe bellissimo, Claudio, se fosse finita qui la partita. Invece c'è ancora un Quale tempo. Napoli? No, tutte. Ah, tutte per le italiane. E poi, insomma, ci sarebbero adesso, domani le altre. Sicuramente il Barcellona, che fa l'80% di possesso palla, darà almeno 2-3 palle a Lewandowski, che segnerà, immagino. Bella ste battuta. Sai che bisogna ridere. Ma tu avevi qualcosa da chiedere a prima voglio sapere se si può ridere, Maurizio. Gianluca, ma se fai la doppietta, ecco, ci inviti tutti a Napoli o no? A mangiare la pizza? Ma perché limitarci alla doppietta? C'è anche la Coppa Italia. No, doppietta. Tripletino. Doppietta cosa intendi? Doppietta è champion e campionato. Ma guarda, ma pure solo il campionato, ma lo vieni lo stesso. Grande, tu sei, a casa tu mia, sei un signore. Giorni. Siamo fai tutti quello, ospiti, ma eh? Tu quello che tu. Grande. Tutti, va bene, vengono tutti quanti, ma qual è il problema? Grande Giallo. Ragazzi, ma comunque stiamo calmi, state calmi. Ma per quanti giorni festeggiamo, Gianluca? È un Napoli che autorizza sogni. Io voglio sapere, guarda, questo. Se tu vuoi parlare di campionato, parliamo di parlo campionato. Di tutto, delle prime di 11 allora, partite viste. Qualsiasi. Allora, in Champions, voglio dire, il Napoli approfitta del suo stato di grazia, sta vincendo, ha vinto le prime due con Liverpool appena 4-1, è andato a segnare 3 gol col Rangers di Glasgow, adesso ne ha segnati altri 3 con l'Ajax. Quindi stato di grazia fisico, morale, di autostima, tattico, tecnico, e quindi sta andando in Champions. Ovviamente tu vai avanti, fai gli ottavi, fai i quarti, ma poi ti trovi Bayern, City, Real Madrid, quindi siamo calmi sulla Champions. Intanto chi ben comincia a metà dell'opera, non ci voleva uno stop. Se parliamo del campionato, se parliamo del campionato, il Napoli in questo momento, al di là della classifica, deve assolutamente provarci e crederci, perché al di là della sua forza deve rendersi conto che stanno in difficoltà. L'Inter è in difficoltà, anche se stasera fortunatamente sta battendo il Barcellona. Come squadra italiana è normale che ci faccia un enorme piacere. Il Milan con tutti gli infortunati, la Juve che tiene 7 punti di vista. Insomma, ci devi provare. In questo momento Giallo, ci devi provare. Giallo, se posso permettermi, rispetto agli altri anni, perché anche nel passato il Napoli ha avuto dei campionati dove era in testa, c'aveva la possibilità di far bene per arrivare in fondo allo scudetto, parlo dello scudetto, poi a un certo punto si è rotto qualcosa. Quest'anno da esterno, parlando da esterno, tu chiaramente sei lì, lo vivi dentro, mi dà l'impressione nelle interviste dei giocatori, nelle interviste dell'allenatore, che c'è più serenità, sono molto più sereni. Gli altri anni, anche l'anno scorso, c'era più tensione nell'andare a fare la conferenza stampa. Ma sai chi la creava? E questo secondo me, è un vantaggio. Te la posso tradurre, Giacomo. Forse mi affido a te, calciatore. Non è che hanno capito che sono forti, cioè loro hanno capito che sono forti, cioè hanno capito che c'hanno una rosa che entra Tizio, che esce Gaio, chi entra. Il Napoli sta giocando senza Osimhen da un mese e mezzo. Osimhen, cioè il giocatore più rappresentativo, cioè Osimhen non ci sta. Vero. E il Napoli continua a stravincere dovunque. Cioè, voglio dire, Gianluca, però l'anno scorso, no, sul discorso della serenità, Gianluca, che ti ho detto, ma secondo te è dovuto a questo, che loro sanno che comunque anche se c'è fuori un punto di riferimento che è Osimhen, che è fantastico, comunque possono arrivare in fondo lo stesso? Secondo te questa è la serenità che gli è andato? Io non so se arrivano in fondo, so che in questo momento sono assolutamente convinti di quello che stanno facendo. Non sono proprio certo. Allora vedremo se nel secondo tempo confermano tutto quello che si è visto. Vorrei andare da Filippo. Filippo, è finito il primo tempo. Sì. Cominciamo canonicamente con il darci gli up and down. Sì. Io allora, l'Inter ha interpretato la partita come la doveva interpretare, senza concedere troppi spazi al Barça, perché se gli concedi spazi nell'uno contro uno abbiamo problemi difensivi. Oggi l'Inter è rimasta compatta, ha provato a ripartire, ha fatto delle buone ripartenze, poteva sfruttarle meglio, è arrivato il gol da fuori area. Comunque, per quanto riguarda gli up, sicuramente c'è la Noglu,
7 e mezzo, è un uomo ovunque, costruisce, cambia gioco, fa ripartire, va a interdire, poi segna il gol dell'1-0. Mi sono piaciuti in fase difensiva Di Marco in fase difensiva e offensiva continua a essere un giocatore che dà continuità, 6 e mezzo. E poi in difesa c'è stato qualcosa di buono da parte di Bastoni, che ha aiutato molto Di Marco e direi anche Mkhitaryan nel limitare, quando sempre in tre, l'azione offensiva dell'unico uomo che può mettere veramente in grande difficoltà l'Inter sulla fascia, che è Dembélé. Di Marco, Bastoni e Mkhitaryan lì hanno sempre chiuso molto bene, quindi ho messo Di Marco, metto Bastoni anche, sempre con un 6 e mezzo. Anche se Bastoni lo voglio vedere più in confidenza, perché lui è bravo anche a salire, è bravo anche a tenere palla, a ricominciare il gioco. Da quel punto di vista lo vedo ancora un po' incerto, ma oggi in fase difensiva ha aiutato molto Di Marco. Per quanto riguarda i down, il duo d'attacco non mi ha fatto impazzire, Correa e Lautaro, 5 e mezzo, anche se poi Correa aveva fatto un gol annullato, aveva guadagnato in teoria un rigore, guadagnato per modo di dire, una palla che era lì. Però vorrei qualcosa di più dagli attaccanti dell'Inter, quindi 5 e mezzo entrambi, visto sì fuori gioco di un niente. E poi il terzo sinceramente non lo trovo, nel senso che gli altri mi sono piaciuti. Manuele, vuoi aggiungere tu il terzo? Più nervoso, cioè il solito più nervoso degli altri, ha preso il giallo per proteste. No, ti faccio un paio di passaggi che poteva dare in verticale, male, non dai. Sei lo prende. Però ti faccio la domanda, è meritato questo 1-0? A proposito della del gesticolare di Barella, Çalhanoğlu sta per tirare, Barella è largo a destra, che fa? Gol. Ma questo lui deve migliorare, è un classico, quello. Questo è un classico. Quello che voglio sapere è se è un 1-0 meritato, se è casuale. No, è meritato. Io credo che sia meritato. Poteva essere 1-0 per il Barça, ma il meritato 1-0 per l'Inter. Ha creato occasione. Barcellona non... Credo che sia d'accordo pure Claudio Manucci, peraltro, perché non gli è piaciuto il Barcellona per niente, se ho ben capito. Non lo so, ha fatto delle parate il tuo portiere? Il tuo portiere ha fatto delle parate? No. Ma ordinaria, ordinaria gestione. Ma difatti io, Fili, se posso permettermi, sul discorso delle pagelle, che poi dopo veramente ne puoi mettere tre, io avrei messo tutta la difesa, perché comunque ha messo in difficoltà il Barcellona. Lo portavano sempre, non so se l'hai visto, dall'esterno Dembélé, lo portava centrale, dove praticamente avevano preparato la partita così. Perché sull'esterno ti mette più in difficoltà mettendo il pallone in mezzo per Lewandowski. Certo. Perciò l'Inter, Di Marco è andato un po' in difficoltà, però ha un avversario difficilissimo. No, ma infatti io Di Marco e Bastoni li ho messi su. Esatto, però dico, ha cercato sempre di farlo andare centralmente per mandarlo nell'imbuto. Certo. Perciò la difesa, secondo me, non ha fatto granché i primi 10 minuti, 12. Poi secondo me l'Inter è uscita, non ha dato la possibilità a un Barcellona che comunque abbiamo detto tutti prima della partita che sulla carta comunque è un Barcellona stratosferico, a prescindere da chi c'è e chi non c'è, però l'Inter dietro ha fatto la partita che doveva fare, stava chiusa, spazi ristretti, e automaticamente ha dovuto lasciare i due attaccanti davanti, che tu hai dato un voto inferiore agli altri, perché comunque c'era una distanza che loro giocavano da soli, non è semplice contro il Barcellona. No, è vero, è vero. Ugo, questo gol darà fiducia all'Inter poi per il secondo tempo? Ma io credo di sì, perché a meno che si sveglino di colpo quelli di Barcellona, ma però io non ho visto una grande squadra. Poi è vero che l'Inter ha fatto una partita in difesa meravigliosa, però gli ha dato una mano anche i giocatori del Barcellona, perché hanno la palla tra i piedi, quando arrivano dall'altra parte è passato un quarto d'ora, quindi tutti i giocatori dell'Inter hanno la possibilità di rientrare e piazzarsi, ecco. Non è il Barcellona di una volta, è vero, facevano il possesso palla, però quando decidevano di andare in porta, due triangolazioni arrivavano in mezzo, ci avevano adesso messo, non c'è Ugo. Più quella qualità. Quando non riuscivano sugli esterni o con la palla centrale, c'era Messi che saltava l'avversario, la buttava all'incrocio. Perciò, ho capito, c'avevano un giocatore che nel momento in cui non trovavano spazi, con Messi riuscivano a trovare lo spazio. Sì, poi i centrocampisti gli davano una mano, perché erano rapidissimi, giocavano... Sì, no, ma come dicevi te, in fase offensiva, certo, nel momento in cui trovavano una squadra come l'Inter oggi, che è chiusa, invece di andare sugli esterni, Messi si metteva ai 20 metri centrale
e cercava di fare l'uno contro uno, ne saltava due o tre e metteva ste palle all'incrocio. Cioè, avevi un giocatore che ti poteva fare la differenza lì. Era un'altra squadra. Allora, abbiamo sentito gli up and down dell'Inter, sentiamo allora con Gianluca quelli del Napoli. Vanessa, sono molto semplici, perché quando vinci 3-1 ribaltando una partita all'Ajax Arena, provare dei down nonostante il primo quarto d'ora di grande sofferenza, ma è normale, perché l'Ajax ha provato ovviamente a fare grande pressing, ha sofferto un po' di Lorenzo, Quaraschera non è stato il killer che siamo stati abituati a vedere all'inizio della partita, ha sfiorato un paio di gol, ma devi dare il 7 e mezzo agli autori del gol, a Raspadori che fa un po' da apriscatole, no Giacomo? Per Raspadori ormai è scelto da Spalletti, nonostante il turnover potesse consentire di far giocare Simeone. Per Raspadori si chiama il difensore, apre gli spazi per gli inserimenti di Quaraschelia, di Lozano, di Zielinski, cioè sta facendo in nazionale, ha fatto benissimo. Quindi il 7,5 a Raspadori, il 7,5 a Di Lorenzo che ha sofferto ma ha sbattato col gol del 2-1 e il 7,5 a Zielinski per la sgroppata finale. Quindi Napoli ha soltanto up, non ci possono essere danni in una squadra che ha 9 punti prima nel girone in questo momento. E insomma sta giocando in questa maniera davanti a 60.000 persone, ragazzi. Qua down devo dare. Così davanti con questi giocatori, con quelle caratteristiche, Spalletti non gli ha dato un punto di riferimento alla difesa dell'Ajax. E per la difesa è stato più difficile, perché comunque Raspadori è un giocatore che non sta fermo. Perciò nel momento in cui tu non hai il giocatore che è forte fisicamente, sta fermo centralmente, dove tu come difensore hai un punto di riferimento, così Spalletti non ha dato un punto di riferimento alla difesa dell'Ajax. E Raspadori, non a caso, nonostante l'altezza, ha fatto gol di testa, perché è stato molto bravo a inserirsi sul secondo palo. Io vorrei aggiungere un altro app. Prima abbiamo parlato di tranquillità dell'ambiente. Per me l'app è per De Laurentiis, che sta riuscendo a rimanere lontano da questa squadra. Perché l'anno scorso, l'anno prima ancora, i momenti di tensione sono arrivati tutti nei rapporti di De Laurentiis con l'allenatore. Forse il fatto che sia riuscito ad abbattere il Montengaggi quest'estate l'ha messo in tranquillità assoluta e sta lasciando libero questo Napoli. E credo che sia lì la svolta ambientale. Claudio, tu sei d'accordo con gli up and down? O metteresti qualcuno appunto nei down? Io sono assolutamente d'accordo con Gianluca, che è meglio di noi, ha visto la partita, e non mi rimane che chiedergli, cioè, insomma, perché devo anche organizzarmi un po' prima, cioè qual è la settimana dei festeggiamenti? Cioè, trattandosi di settimana di festeggiamenti, Diccelo prima, chiedeva prima il presidente Ugo. Perché noi non prendiamo impegni. Vuoi fare alla Totò? Vuoi fare la Totò con miseria e nobiltà? Un anno, due anni, due giorni, sette giorni. Ero partito con Jack con due o tre giorni. Ma tu non devi subire, te la stanno tirando, la devi rimandare al mittente. Te la stanno tirando in tutte le maniere. Quando volete, ragazzi. Qua io dico che rispetto all'anno scorso è un altro Gianluca. C'è fiducia. È un altro Gianluca, è un Gianluca in fiducia. L'anno scorso era titubante. Facevo bene a esserlo, Maurizio. Evidentemente si sente che questa è un'annata diversa, o sbaglio? E tira sulle mani, per favore. Le tiro tutte e due, guarda, ti saluto. È la consapevolezza. Il discorso è che, ragazzi, è il 4 ottobre oggi, anche il compleanno di mia figlia. Auguri! Cioè, è prestissimo. Come facciamo ad arrivare a maggio, al 23 maggio? È il 4 ottobre. L'unica cosa positiva, se ci pensate un attimo, tutti quanti dicono, la storia insegna che Spalletti parte sempre fortissimo. Quest'anno il campionato ha due partenze. Ecco, che dicevamo, ma saranno anche due campionati secondo te? Questo non lo so, questo non te lo so dire. Bisogna vedere che cosa succede ai mondiali, i giocatori impegnati ai mondiali, come tornano, quando tornano, che succede. Cioè, veramente, ragazzi, è un unicum. Adesso hanno levato di mezzo in Sud America. Secondo, alla fine lo vincerà la Juve. Clausura. Ma siamo a quei livelli. Chi? Allora andiamo subito in pubblicità. Lancio lungo, a scavalcare il centrocampo, va a cercare Dumfries, che è altissimo. Di testa, traversa, supera Busquets, attenzione Piqué che sbaglia, Piqué recupera Lautaro che prova il destro a giro sotto la traversa, alza in corner Ter Stegen, ma mi sa che c'era fuori gioco di Lautaro, perché l'arbitro ha fermato il gioco, penso, sì, per fuori gioco.
Quindi niente di fatto, minuto 89, entriamo adesso nel minuto 90, ultimo minuto di gioco, poi ci parte il recupero. Il Barcellona avanza sulla fascia di sinistra, poi c'è Pedri in possesso, tre quarti centrale, si trova di fronte Dzeko che prova ad andare in contenimento, molto basso, ancora palla per Pedri che fa girare su Garcia, Garcia in orizzontale per Piqué, allarga tutto sulla destra per Sergi Roberto, lato corto dell'area di rigore, si torna ancora all'indietro su Piqué, indietro per modo di dire perché tre quarti offensiva, pallone per Pedri, ancora per Busquets che si gira, prova un timido pressing Lautaro che si trova lì in zona palla, poi Piqué orizzontale, va a cercare Garcia, ancora per Pedri, largo sulla sinistra, prova Balde ad avanzare, poi serve all'indietro ancora Pedri che prova il cross morbido sul secondo palo, c'è Sergi Roberto che la rimette in mezzo, Dumfries anticipa, forse subisce anche fallo, Barella, Sombrero, prova ad andare via, dalla palla sulla corsa Mkhitaryan, Mkhitaryan sulla sinistra, finta su Pedri e poi pallone all'indietro, attenzione lì a non perderla Gosens, attenzione lì a non perderla, recupera la palla Barcellona e poi Gosens in qualche modo spazza, c'è Gosens, la passata all'avversario, poi Lautaro di testa, prova inserimento per 8 minuti di recupero. 8 minuti di recupero? Ma che è 8 minuti di recupero? Perché 8? No, ma dai, non è possibile. VAR penalty check su Gosens. Mi sa su Dumfries prima. Dumfries? Forse la presa di mano. Ah, attenzione al Barça in avanti, Sergi Roberto, lato corto dell'area di rigore, cross, corner. Ma 8 minuti di recupero. Ma cos'è successo per 8 minuti di recupero? Tanto c'è il VAR. C'è il VAR. Tre slot di gambi. Non è mani di Dumfries. Il VAR. Su quando? Quando ha rinviato su Dembélé. Qua. Intanto breve aggiornamento anche da Napoli. Mi sa di sì, ragazzi. Napoli 6-1, la traversa di Ndombele, un solo minuto di recupero. Bravo l'arbitro in questo caso che con il punteggio. Mi sa di sì, ragazzi. Scusate, capisco, ma lì. Credo che tra poco l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi. È finita. Il Napoli sbanca con 6-1 il campo del Johan Cruyff Arena di Amsterdam. 6-1 Spalletti, mamma mia, Spalletti non che va gambi. Con il gesto sulla panchina dell'Ajax, zitti tutti che ci saranno detti delle cose durante la partita. Finisce 6-1, Napoli 9 punti, testa la classifica a punteggio pieno, realizzando 6-4-10-13 rivediamo l'azione. Gianluca, ti lasciamo un attimo ai festeggiamenti. Mi sa che c'è calcio di rigore per il Barça. Il VAR sta ancora parlando con l'arbitro, però mi pare che Dumfries abbia preso il pallone col braccio su questo cross dalla destra. L'arbitro sta parlando col VAR. Io ripeto, non capisco cosa è successo. Si gioca, non c'è calcio di rigore. Regalo. Calcio d'angolo per il Barcellona, non c'è calcio di rigore, parte il cross di Dembélé, a terra un giocatore del Barça, riparte l'Inter con Aslani, vediamo un po' Aslani, attenzione lì a non perdere, lancio lungo, non guadagna fallo laterale, attenzione ancora Aslani, va in copertura, c'è un giocatore dell'Inter a terra, si ferma il gioco, Bastoni penso abbia preso un colpo in faccia. Ripeto, non capisco perché, ma io ho perso qualcosa in partita, 8 minuti di recupero. 8 per minuti ci sono stati i 10 cambi praticamente in 3 slot e 3 slot e ci sono stati credo 2-3 minuti per il VAR. No, ma poi il giocatore del Barcellona. Difensore. Beh, ma lì ha fatto il cambio subito. Sì, però prima di uscire ha perso un minuto. Vabbè, comunque 8 mi sembrano tantissimo. 8 sono veramente un'esagerazione. 5-6 ci stavano tutti. Ne sono passati 3, ma in realtà poi bisognerà giocare un minuto in più perché c'è stato il VAR. Lunghissimo. E quindi c'è stato un altro VAR, quindi sì. Non credo che finiremo a 8 a questo punto. No. Però devo dire che il VAR ha graziato l'Inter. No, ma possiamo perché? Dirlo, Claudio. Perché ha graziato? Questo era calcio di rigore. Anche per me era abbastanza. Come la vedi? Ma Giacomo non è d'accordo. No, io. No, c'è un effetto ottico strano. Secondo me potrebbe non averla presa. No, ma scusate, ma, se Sergi Roberto, visto, scusate rivisto. Ragazzi, perché qua ci sono continuazioni del Barcellona. Cross in mezzo, mette fuori l'Inter. Metà campo, non preoccuparti. Guarda che non è limitare. A che minuto siamo arrivati, Filippo? Siamo al 94esimo, si finisce al 98esimo, ma in realtà si finirà secondo me intorno ai 100. Intorno al centesimo. Sì, intorno ai 100. Vediamo, lancio lungo sulla destra, ottimo l'anticipo di Dumfries, l'ultimo tocco però è il suo, fallo laterale a favore
del Barça, batte Balde, poi il pallone è per Pedri, tre quarti di sinistra, ancora largo per Balde, deve andare a chiudere Dumfries, lo fa, arriva il cross sulla schiena di Dumfries, ancora fallo laterale per il Barcellona che rimane in forcing offensivo. Quanto ci manca un giocatore da contropiede, quanto ci manca Lukaku in queste situazioni, quando recuperi palla e puoi lanciarla lunga a uno che corre e va verso la porta, e invece noi abbiamo Dzeko lì davanti che fa altre cose, altre caratteristiche. Pedri larga sulla sinistra, ancora per Balde, lato corto dell'area, va a puntare Dumfries, arriva il cross a sotterra, Acerbi cade sul pallone, poi Aslani spazza verso Ter Stegen che va a recuperare palla, l'Inter tutta chiusa dietro, ancora il pallone per Piqué, orizzontale per Garcia, largo sulla sinistra, ancora per Fati che prova l'1-2, che appunto. sì, in area di rigore arriva il cross morbido in mezzo, Dzeko questa volta è bravissimo in fase difensiva a mettere fuori la palla, ancora Sergi Roberto in mezzo a Cerbi e poi Barella mette giù un pallone difficile, via da lì, lancio lungo di Barella a cercare Lautaro che però è dall'altra parte, ancora avanti. Barcellona 5 di recupero passati, ancora Sergi Roberto allarga per Dembélé che va a puntare Gosens, palla sul sinistro, arriva il cross in mezzo che attraversa tutta l'area piccola, non c'è deviazione rimessa dal fondo per l'Inter, non l'ha toccata nessuno, non rompete le scatole, non l'ha toccata nessuno, cross dalla sinistra di Dembélé, dalla destra di Dembélé col sinistro, palla che attraversa tutta l'area, Onana controlla in tuffo che il pallone esca e che non abbia pericoli da mostrare, tutto pronto per la rimessa dal fondo dell'Inter, ricordiamo, a me sembra male. L'unica cosa può essere che l'ha colpita di testa, no, per prima me la della possono mano. Considerare la palla rimbalzo, cioè nel ma senso scusate, con il nuovo regolamento noi possiamo dire quello che vogliamo, ma sono andati a rivederla per 3 minuti, l'ho guardata, allora vuol dire che hanno un'immagine diversa dalla nostra? No, vuol dire che hanno l'arbitro ha considerato che quel tocco di mano col VAR, è con la palla che gli arriva, cioè è come se fosse su un rimpallo, cioè non è una giocata, perché è cambiato il regolamento sul fallo di mano. Attenzione, scusate, Sergi Roberto allarga tutto per Dembélé, lato corto dell'area di rigore, ancora Dembélé, prova l'1-2 con Sergi Roberto. Lautaro, cosa fa? Cosa fa Lautaro? Mandalo però mo, ma passala. Dai, sta palla! Mkhitaryan, c'è Dzeko dall'altra parte! Non c'è nessuno! Ma no, ma non la devi perdere lì, dai! Devi Ugo, tenerla lì, ha ragione! Non la devi perdere lì! Barella, mentre stai ripartendo, Aslani, siamo tornati indietro, non c'era spazio, poi Aslani trova un pallone fantastico per Dumfries, che però è in fuorigioco. 6 minuti e 40 secondi di recupero giocati, ne mancano 1 e 20 alla fine degli 8, ma ripeto, ce ne saranno da giocare di più, non so se 1 o 2. È una partita interminabile, qua rivediamo la genialità di Aslani. Non lo so se era fuori gioco, c'era Sergi Roberto giù di qua. Però vabbè, Aslani ha visto un corridoio e ha dato un pallone stupendo a Dumfries. Ora Barcellona in possesso palla sulla fascia di sinistra con Lewandowski, marcato da Skriniar, palla per Pedri, tre quarti di sinistra, poi si accentra Pedri, chiede aiuto ai compagni, si gira su Dzeko, poi palla sulla sinistra ancora per Balde, poi ancora Pedri, Pedri prova ad andare via. Poi allarga, attenzione che c'è spazio per il cross di Balde, arriva in questo momento molto lungo, Onana, ecco. Impresa alta, Onana, impresa alta, Onana, 7 minuti e 3. Vediamo il cross e Onana, impresa Maurizio, alta. Guarda chi va a fare il complimento, vedi? Vedi chi sta facendo il complimento? Io dico che se non esce capitano. Qui Onana, il giocatore del Barcellona è in vantaggio, no, la prende ragione. Lui. Però io volevo farti notare quello che dicevamo prima, nel momento in cui c'è un portiere che esce, hai visto è un il difensore. Altro mondo. Cioè, ha sollevato gli animi, dai. Pallone ancora per il Barça, scadono adesso gli 8 minuti di recupero. Barça in possesso palla, Garcia, Busquets allarga tutto sulla destra per Sergi Roberto, stop di Sergi Roberto inseguito da Gosens, cambia gioco Sergi Roberto dall'altra parte per Balde, palla sul mancino, arriva il cross altissimo sul secondo palo dove c'è Kessié che la rimette in mezzo, bastoni, spazza, fallo laterale a favore del Barça, chiedono i giocatori dell'Inter che la partita finisca. Ed è finita! È finita! È finita! Battiamo il Barcellona! 1-0! Una vittoria importantissima non solo per la Champions League, ma anche per il morale della squadra, che sono
Barcellona. Dai ragazzi! Ora, facciamo così. Andiamo subito da Filippo. Ok. Perché in una giornata così non ci puoi non fare gli up and up, chiamiamoli così. Gli up and up. Eh? Sì, sì. Allora, per quanto riguarda gli up, sicuramente Çalhanoğlu, che è il giocatore che decide la partita, ma che non sbaglia un pallone, forse ha sbagliato un'apertura sola. Però lì in mezzo decisivo, volenteroso, coraggioso, perché quello, di quello aveva bisogno l'Inter, di un giocatore coraggioso, di uno che va a prendere palla, non ha paura di giocarla, può anche sbagliare. Calcia da lontano. Che calcia da lontano e risolve la partita, si prende e mezzo. La responsabilità. Che si prende, eh sì, quello, quello è un giocatore da Inter. Poi si può sbagliare, perché sbagliano tutti, per carità di Dio, però, insomma, un giocatore all'Inter provarci. Chiede di essere un giocatore coraggioso. 7 e mezzo. Onana, 7. Onana... Si vede la differenza, mi spiace. Poi non è, non è che Onana non sbaglierà mai. Sbaglierà anche Onana, come sbagliano tanti portieri. Ma è un portiere che si tuffa, che va a prendere il pallone, che quando c'è una palla alta non ha paura di gridare «è mia l'area piccola, è mia, boom, ci vado!» Magari una volta la manco, e vabbè, però ci vado, è mia la palla lì nell'area piccola, è mia, sono il portiere dell'Inter, ci vado io! E oggi ci è andato molto bene. E poi vabbè, io continuo a mettere Di Marco perché poi è uscito stanchissimo, ma ha fatto una partita difensiva, poi ripartiva anche, ma in fase difensiva su Dembélé è stato perfetto, quindi Di Marco 7 e oggi non metto giù nessuno, anche se gli attaccanti non hanno fatto granché. Vabbè, mettiamo Dzeko, Lautaro, e però non era semplice, è vero, cioè se vai a vedere la prestazione che devi dare un voto è vero. Però la partita si prestava di più per i centrocampisti e i difensori, per gli attaccanti è stato difficile. Però Dzeko, Lautaro, il do 5 ma io, e mezzo. Io non li metterei giù, sai perché? Perché comunque hanno corso a vuoto. Sì, è vero. Cioè anche, anche prima Correa, comunque correva a vuoto, perché il Barcellona ti fa correre a vuoto. E oggi era una partita difficile per gli attaccanti. Questa partita dell'Inter, io l'ho vista compatta, sì, sì. A parte i primi 10 minuti che era tirata. Se posso permettermi, Filippo, io a Onana gli do l'8 che dice Manu, sai perché? Perché comunque non giocando mai, e giocando solo in Champions, poi è anche più difficile. Questo periodo, cioè in questo periodo, se tu fai un mezzo errore, c'è già dietro c'è il paragone con l'altro. Certo. Che ma ti dico prima. Di più, cioè, al me... pareggio del Barcellona già si era cominciato, ma forse è uscito male. No, no. Oh. No, però ha salvato il gol. No, ha salvato. Però Maurizio, sto dicendo, ecco perché io, è un mio pensiero, poi per carità, io rispetto i voti perché giustamente Filippo sono i suoi. Però io dico, per le condizioni a Onana gli do un voto in più perché non era una partita semplice per ma lui. Ma io credo che lo trovi d'accordo, vero, Filippo. Hai ragione. Perché lo vedevo ogni volta che usciva dall'area, no, ma il portiere lo sottolineava comunque... molto. No, ma è vero, no, ma a parte quello, ha ragione. È che non può mettergli da un andare portiere, stasera, Maurizio, se no... Il portiere, se gioca in Champions, non gioca in campionato, è difficile. Per un difensore, secondo me, è diverso. Difensore centrocampista. Giocando ogni tanto, rispetto a un portiere, non hai le distanze, non hai le misure. E per un portiere è difficilissimo. Allora, Claudio, volevi intervenire? No, dico, mi sono meravigliato di non vedere negli app Vincic. Chi? Chi? Essendo una Vincic, l'arbitro sloveno di questa sera. forse il VAR. Vedo che c'è la serenità. Però se fossi stato io questa sera non facevamo tutto questo bel discorso. Si faceva mezz'ora sull'arbitro. Io credo che Filippo è stato onestissimo e ha detto attenzione, c'è rischio di rigore. Ma io non mica ho detto qualcosa a Filippo. Eppure, insomma, l'abbiamo sottolineato bene. Filippo è stato onestissimo. Dico solo di ricordarvelo sempre, perché quando c'è la Juve con una roba del genere si fa mezz'ora sull'arbitro. Giustamente vedo che c'è della serenità. Con chi giochi anche, perché anche con l'1-1 avrei fatto i complimenti all'Inter. Un Juventino che fa piangina non l'ho visto neanche sugli migliori film. Ma è da un po' di adesso tempo che lo vedo. Di finirla di raccontare le barzellette, perché qui sono anni che vedo partite così e si ride, poi appena c'è un mezzo favorevole. Secondo Giacomo, ha detto anche lui, l'affermazione che Filippo quando che succede a loro si parla per un anno.
se c'ero io in questa partita mi ci ha baciato un mazzo così per mezz'ora. Ci sarai domani e vedremo. Scusa Maurizio, io... Lui non è d'accordo. No, comunque più che Vincic il VAR. Perché Vincic non ha visto la mano dalla parte, non l'ha visto neanche tutto in vacca, dai. Scusa, anche andato dire... al Barcellona. Io la penso, se vuoi parliamo del rigore, l'abbiamo già detto. Io la penso un altro modo. Ma infatti non ce l'ho. Io lo voglio scendo, verificando che se ci fosse stato io facevo una mezz'ora sull'arbitro. E se vuoi ti cito tutte le partite e tutte le trasmissioni. Quarto d'ora sull'arbitro, dai. Filippo, riparto con te. A questo punto, dopo la vittoria dell'Inter con il Barcellona, come cambiano le prospettive per questa squadra? No, io credo che questa vittoria, che tanto inaspettata quanto bella, debba servire all'Inter come punto di partenza per ricominciare qualcosa che ha interrotto l'anno scorso, perché quest'anno l'Inter non ha mai ingranato. Finalmente giochi contro una squadra difficilissima, credo la più difficile che hai incontrato fino adesso, perché hai perso 4 partite con Milan, Lazio, Udinese e Roma, ma il Barcellona di queste è la squadra più forte. Finalmente sei riuscito a vincere, tra l'altro soffrendo, tra l'altro organizzandoti, perché è la prima volta che vedo l'Inter organizzata, un Inter concentrata, un Inter che non perde i riferimenti. È la prima volta da quest'anno che io vedo un Inter così. Quindi questo deve essere il punto di partenza per capire che già da Reggio Emilia bisogna ricominciare a vincere, perché questa è una bella parentesi, un bel capitolo che deve servire per riprendere la strada che hai interrotto l'anno scorso e che non hai mai ripreso. Adesso questo deve essere il punto di partenza. Allora, Emanuele, se tu sei Inzaghi, compito difficilissimo, se tu sei Inzaghi, riparti col Sassuolo con Onana o con Andanovic? Io riparto con Onana 100%. Ma sicuro. Secondo te Inzaghi con che riparte? Ritorna il masochismo? Secondo me ripartirà con Onana. Riparte con l'alternanza. Riparte ancora con Onana, no. Stavolta lo conferma, sì, perché non è stupido. Riparte con Onana, perché con Onana potresti vincere le partite, almeno mi spiegano loro, perché io non le guardo tutte, che l'altro non esce, e se l'altro non esce, vedi che lui è uscito, ha deviato il pallone che è andato su un braccio, insomma, cioè, fa delle cose. Fa qualcosa, diciamo. È che l'altro ormai da tempo ha iniziato a fare poco. No, vabbè, però sai, io capisco l'ironia, però... Bisogna andare anche un po' più a fondo, no? L'ironia ci sta, è divertente, però il problema che abbiamo con il portiere è un problema non di quest'anno, è un problema di 3 anni. Questo è il quarto anno in realtà. Il portiere non dà sicurezza al reparto, il portiere ha 38 anni, non esce, quando arrivano i tiri un pochino angolati non va giù, se va giù arriva sempre un po' in ritardo. I difensori questa cosa alla lunga la sentono, ne stiamo parlando di 3 anni. Certo. Ma va? Capito? 3 anni, e non un mese. Dicendo. E quindi allora Giacomo, speriamo di vedere un Inter così anche in campionato, no? Io l'ho detto prima della partita, se l'Inter gioca da Inter e si impegnano tatticamente, perché secondo me Inzaghi puoi dire quello che vuoi, però stasera l'ha organizzata così, un po' ti ha obbligato il Barcellona, ma loro l'hanno preparata in settimana, perché sapevano il gioco del Barcellona, perciò non è che ha campato all'aria così la partita. Allora l'Inter è chiaro che col Sassuolo non giocherà così. Allora, secondo me devono impegnarsi, devono metterci tutto quello che hanno, perché continuo a ripetere, ma lo sapete anche voi, l'Inter ha qualità, ma le qualità le devi dimostrare in campo, perché se non corri col calcio d'oggi, continuiamo a dire il calcio d'oggi è fisico, atletico, se non corri fai fatica, ti posso mettere in difficoltà, è vero. L'Inter, l'Inter secondo me l'ho visto un po' demotivato mentalmente. Questa vittoria ti può dare una mano.